a costare sotto i 100 euro. A quel punto l'hanno preso tutti, perché costava poco e però anche i dischi costavano poco. Adesso, ora come ora, un disco Blu-ray costa quanto? Questo costa 36 euro, 50 giga, 50 giga è una trentina d'euro, quindi 5 pezzi 99 euro, cioè prezzi allucinanti, però ora come ora è davvero. Ecco, questo per esempio Verbatim con suo Blu-ray disc da 25 costa 9 euro, quindi ecco, più di quello che avevo detto, una decina d'euro a disco, e quindi ancora è impensabile fare la transizione da DVD a Blu-ray, perché comunque su internet si trovano benissimo DVD di ottima fattura, 40-50 centesimi a disco. E quindi secondo me ha fatto bene, perché fino a che non si potranno integrare masterizzatori DVD a prezzi bassi e non si trovano, non si tro quando non si, tro si troveranno dischi Blu-ray a prezzi concorrenziali, cioè almeno prezzo concorrenziale, secondo me almeno sotto i 5 euro, almeno, almeno, se non 2 euro, cioè allora potrà risultare conveniente. Fino a quel momento, secondo me, ora costano 240 i masterizzatori, tra un annetto, tra un anno e mezzo, forse il prezzo sarà di quella cifra. Dobbiamo contare anche che comunque, soprattutto in Italia, il numero delle televisori in alta definizione sono abbastanza basso, comunque continua con. Si sono abbassati molti i prezzi, però costano ancora tanto. Se una famiglia deve comprare un televisore, non sa spendere 600 euro per un televisore, ne spende 200 e ne prende un televisore a tubo catodico. Quello è, quindi diciamo, quando il televisore HD si assesterà con prezzi anche sotto i 200 euro, allora a quel punto ci sarà la diffusione. Quindi secondo me, mentre il DVD ci ha avuto un tempo più o meno di 5 anni, tra virgolette, di vita, anche se poi continua ancora, e diciamo, il DVD ci ha avuto l'espansione fenomenale con la PlayStation 2 e nel 2002. Quindi ora siamo nel 2009, sono passati 7 anni. Secondo me ancora altri 2-3 anni prima di avere, a quel punto ci sarà l'esplosione dell'alta definizione davvero. A quel punto il DVD non esisterà più, ci saranno tutti i film in alta definizione. Ma fino a quel momento il mercato dell'alta definizione rimarrà un mercato di nicchia, e quindi la Apple preferisce aspettare che spendere soldi inutilmente. Fatto anche che, per esempio, la Sony, che diciamo potrebbe essere la controparte Apple, perché è l'unica azienda che offre prodotti tra virgolette simili a quelli dell'Apple, secondo me anche migliori, perché comunque se andate sulla lista dei prodotti ci sono i computer all in one, e sono fantastici. Per esempio, queste sono le tre serie. Queste le chiudo. Alla serie GIS costa 999 euro con Skokin Argento, Windows Vista On Premium, utenti con Service Pack 1. Processore Intel Core 2 Duo e 7200, tecnologia avanzata Intel Speed Step, velocità processore 2 GHz e mezzo, cache L2 3 MB, bus da 1000 MHz, velocità memoria 800 MHz con 2 GB di RAM, scusate, 3 GB di RAM, 3 GB di RAM, schermo a 20 pollici, 1680x1050 risoluzione, scheda video Intel Graphics X4500 HD con 1 giga di memoria disponibile, anche se credo che sia condivisa, disco rigido a 500 giga,
masterizzatori DVD, eccetera, eccetera, per tutte le varie porte, Fire, credo che abbia anche la Fire, i link, sì, per 300 megabit. Vuoi dire per 999 euro, questo è un ottimo computer. Se poi guardiamo questi un po' più spinti, tra virgolette, questo 1500 euro, processore 2 GHz e 1, però questo cosa ha? Questo è anche il masterizzatore Blu-ray, è un po' lentino, mentre quell'altro era 6 per, questo è un per, però sempre masterizzatore. Adesso qui perché non ci sono le foto più, però è davvero, cioè è davvero bello. A quel punto, se guardate anche questo 1800 euro costa praticamente, però un processore Intel Core 2 Duo 3 GHz con 4 GB di RAM, schermo 20 pollici, 24 pollici, scheda video Nvidia GeForce 9003 con 1,5 GB di RAM, disco 500 GB, eccetera, eccetera. Se la Apple non dà almeno la non dà la compatibilità del macOS a Blu-ray, rischia davvero di perdere molti clienti, perché comunque i suoi avversari, come vabbè, nel mercato notebook ce ne sono tanti, la Sony, la Dell, la Fujitsu fanno prodotti buoni, già integrano tutti Blu-ray a prezzi concorrenziali, e già la Apple comunque costa un 10-15% in più degli altri prodotti. Se la Apple non integra il masterizzatore, per ora almeno un lettore, anche se secondo me, vabbè, su un iMac da 20-24 pollici già inizia a avere un senso, sui portatili no. Non dà comunque la compatibilità, perché se per caso tu, Apple, non mi dai il masterizzatore Blu-ray sull'iMac, a me non me ne frega niente, lo attacco in USB e lo utilizzo, cioè non è questo il problema, però devi dare la compatibilità, assolutamente deve dare. Se con Snow Leopard non fa questo, secondo me rischia di perdere molti clienti, che già, e perdere molti clienti potenziali. Molta gente che magari gli piacerebbe avere un computer Apple, ma vede che l'Apple non dà la compatibilità con macOS, eccetera, eccetera, è la fine. Quindi queste sono le mie opinioni, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Grazie per aver visto questo filmato.